benvenuti e bentornati. Due riflessioni al volo sul caso Bonucci. Allora, come sapete, in questo momento credo che sia molto vicino all'ufficializzazione, o credo che mancino poche ore all'ufficializzazione di questa trattativa che credo accontenti un po' tutti, anche se ci sono da chiarire alcuni aspetti, tra i quali: A, non ci sono state offerte dall'estero per Leonardo Bonucci. Non ci sono state offerte dall'estero. Il Chelsea non ha fatto un'offerta ufficiale per Leonardo Bonucci, né tantomeno il City. Il City la fece l'estate scorsa, non quest'anno. La Juventus fece muro all'epoca, e questo già vi dovrebbe fare un po' riflettere. Secondariamente, credo che sia più che altro la voglia di Leonardo Bonucci di cambiare aria, però allo stesso tempo non dava disponibilità ad una cessione all'estero perché la famiglia voleva rimanere in Italia. Quindi, quando si è presentato il Milan con questa offerta da 40 milioni, la Juventus ha accettato, ma per tanti motivi: A, perché il giocatore ha chiesto la cessione; B, perché l'offerta è stata ritenuta congrua all'effettivo reale valore del giocatore stesso; e quindi C, possiamo considerarla anche un'ultima plusvalenza. Venne acquistato a 14 milioni dal Bari, è diventato un giocatore forte con noi, Leonardo Bonucci, anche perché prima faceva delle cappellate pazzesche. Di conseguenza, noi abbiamo cercato di monetizzare nell'ultimo anno disponibile a questo tipo di monetizzazione. Non sto qua a fasciarmi la testa, mi spiace, però se un giocatore chiede la cessione, eccetera, vado a fare in culo, basta che porti i soldi e pazienza. La Juve rimane, i giocatori vanno e vengono, idem gli allenatori e idem le società. Quello che poi volevo dire è che adesso che la trattativa si è conclusa con questi 40 milioni, la domanda sorge spontanea, ovvero: che cosa ne farà la Juventus? Io mi auguro che sposti, che non venga rimpiazzato Bonucci, che preferisco che la Juve rimanga con questi quattro difensori centrali che ha, che credo che siano abbastanza validi, che poi magari a gennaio arrivi Caldara, questo è probabile, e poi sposti il guadagno da questa trattativa lo sposti per fare un innesto importante nel centrocampo centrale, quindi un innesto abbastanza serio. I nomi che sono girati adesso non mi soddisfano pienamente, tra cui Matic, eccetera. Io vorrei un nome un po' più potente da questo punto di vista. Poi, per quanto riguarda altro, io posso dire che il Milan ha fatto una buona campagna acquisti. Credo che però ci siano poche certezze all'interno di questi acquisti, perché comunque tanti sono delle incognite. L'unica certezza è stata appunto Leonardo Bonucci, quindi vi auguro di godervelo e basta. Per tutto il resto vedremo come si evolverà la questione mercato Juventus. Ci aggiorneremo con un prossimo video a breve in base alle novità che usciranno sul mercato, mi raccomando. Lasciate un vostro commento e ditemi cosa pensate di questa trattativa. Lasciate un like, un dislike se il video vi ha fatto completamente cagare. Se il video invece vi è piaciuto, vi consiglio di iscrivervi al canale così rimarrete aggiornati su tutti i contenuti che cercherò di postare. A proposito, c'è anche un canale Telegram, quindi se avete l'app Telegram possiamo rimanere aggiornati su tanti aspetti. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Fino alla fine, forza Juventus!